E buonasera e benvenuti a tutti gli spettatori del Verona Digital Music Fest, dai vostri divani ai nostri divani. Eccoci qua, l'intervista per Salmo Magazine a niente proprio di meno che Gazebo Penguins. Ciao, buonasera a tutti e a tutte. Ma non siamo in diretta, non c'è un... Sì. Siamo assolutamente in diretta. Ok. Cioè, siamo registrati. Ma facciamo finta di essere in diretta. Siamo esatto, contemporaneamente i nostri divani, okay, con i loro divani, praticamente facciamo una penisola. Dai, bomba. E non si è sentito niente di quello che ho detto io, ovviamente. Beh, forse è un'emissione molto alta. Ma realtà... facciamo il doppiaggio. Sì, amico, ti dicevo che... Ecco, comunque, a proposito di questo, la prima cosa in realtà che volevo dirti è che il modo in cui io personalmente ho conosciuto i Gazebo, e secondo me te l'hanno già detta questa storia, ma io, siccome sono un generazione Z, quindi non ho avuto il piacere di ascoltarvi, come dire, dall'inizio, sono poi i miei gusti sono maturati più avanti. Vi ho conosciuto grazie a un video dei The Pills. E questa cosa ti viene detta spesso? Ni, no. Successo. È successo. Vabbè, quindi insomma, è una bellissima chicca, andate a recuperarvelo, Gazebo Penguins li cantano in macchina in una maniera incredibile. Comunque, partiamo da una domanda molto spinosa, da quanto si è capito prima. Prima domanda è: Verona, il tuo rapporto con Verona, il rapporto dei Gazebo con Verona? Adesso qua ti vedo già pensieroso. No, stavo pensando perché sicuramente abbiamo suonato a Verona, ma non mi ricordo. Cioè, e quindi il rapporto, diciamo, dei Gazebo Penguins con Verona esiste sicuramente. E poi qualcuno ce lo dirà: ma sei un grande stronzo, avete suonato, c'era un posto, no, quello è Valeggio sul Mincio, non è in provincia di Verona. Sì. Ah, vedi, questo c'è qualcosa, quindi niente, mi vergogno molto, però non ricordo. C'era sicuramente una data a Valeggio, però boh, di solito me le ricordo, però oramai sono diventati tipo più di 500. Sì, Villa Zamboni. Cerca anche Gazebo Penguins Verona. È solo quella. Allora, invece ce n'è solo una alla fine. E niente, sono diventate tante nella storia e qualcuna sfugge e me la dimentico. Beh, certo. Perché voi avete girato tantissimo, nel senso, per cui da quel punto di vista. Tra l'altro, che anno era? Ce lo dice il nostro... 5 maggio del 2013. Del 2013, più o meno in concomitanza con il periodo in cui io scoprivo il video di The Pills, probabilmente. Quindi insomma, un rapporto che a quanto pare abbiamo scoperto presente, ma come dire, se non te lo ricordi probabilmente è un buon segno in realtà, perché vuol dire che sono innumerevoli le date che avete fatto, la carriera che avete fatto. E da questo punto di vista qui mi collego subito alla domanda successiva: nel vostro percorso sono cambiate tante cose, perché poi il digitale appunto ha prevalso dal punto di vista della promozione, della distribuzione e tutto quanto. Come vi siete approcciati? I pregi, i difetti, le difficoltà, ma anche appunto quello che dopo vi ha aiutato? Beh, a me viene in mente una cosa che suona veramente anacronistica, però quando uscì il nostro primo disco in italiano, che si chiama Legna, prendemmo questa decisione di renderlo scaricabile online gratuitamente. Non dico che siamo stati i primi, di sicuro non siamo stati gli ultimi, però era una cosa inedita in un certo senso, era una cosa che non si faceva, perché poi le etichette dicevano: ma se fai così poi non comprano i dischi, e se fai cos'ha. E noi siamo sempre stati fierissimi e molto soddisfatti della scelta di regalare la nostra musica, no? Perché secondo noi era il modo migliore per dargli il maggior valore possibile, no? Proprio come se fai un regalo a una persona a cui vuoi bene, lasciamolo giù, se fai un regalo a una persona a cui vuoi bene ed è uno di quei regali che magari non ha un prezzo, no? Potrebbe essere un oggetto a cui sei legato, che ha un valore intrinseco suo. E quindi regalare il nostro disco, che in quel momento era appena uscito, cui tenevamo tantissimo, come tipo al tuo cane, è stata una scelta che in realtà ci ha portato tanto, perché poi le persone l'hanno ascoltato, se lo potevano scaricare, decidevi se ti piaceva, se ti faceva cagare, li avevi già sentiti, sti ragazzi qui, per andarli a vedere dal vivo, eccetera, eccetera.
E quindi è stato, diciamo, un approdo al digitale in un certo senso antelitteram, un po' prima di quello che poi è diventata la completa digitalizzazione. Cioè adesso l'idea di comprarti un disco online è quasi assurda, dal momento che trovi più o meno tutto quello che ti interessa ascoltare gratuitamente, no? E quindi noi sì, abbiamo deciso di regalarlo, e così è stato anche per quello dopo. E poi con l'arrivo del disco Nebbia non era neanche più una cosa sensata, no, dico sensata, metterlo in download, lo potevi ascoltare sulle piattaforme eccetera, e sti cazzi. E quindi quando qualcuno ci chiedeva ma non si può scaricare gli MP3, o addirittura con l'ultimo disco che è uscito nel 2022, c'è scritto in diversi, come faccio a scaricarlo per mettermelo su, non eravamo pronti, cioè ci sembrava quasi una cosa ormai datata, ecco. Il punto di vista lì, quindi insomma veramente cioè, che avete creato praticamente, siete stati i pionieri di questo tipo di pratica, e poi alla fine la cosa si è riportata in vostro vantaggio tra una cosa e l'altra, insomma. E quindi poi da questo punto di vista qui l'approccio è cambiato. E invece cosa mi dici della promozione con quella dal punto di vista digitale? Tu credi che tipo anche sui social, per esempio, l'artista spesso e volentieri ultimamente si creano spesso dei personaggi, tanti artisti creano un loro personaggio sui social, una loro immagine con la quale riescono ad avere proprio un contatto diretto con la loro fan base. Per voi invece, per te invece com'è nello specifico, da quel punto di vista lì, hai dimestichezza, vuoi avere dimestichezza, non vuoi, vuoi approcciarti, preferisci stare indietro, preferisci far parlare solo la musica? Noi, cioè il nostro utilizzo è proprio lo strettamente necessario. Siamo stati in silenzio tipo di anche, cioè, mesi e mesi, perché non c'era niente da dire, non c'era musica nuova da far sentire, non c'era niente da raccontare. Cioè, il nostro utilizzo è molto strumentale. Devi comunicare un tour, un concerto, che esce un pezzo, e se non avessimo un ufficio stampa che ci stressa tipo ogni 12 ore, probabilmente non faremmo neanche quello. Quindi sì, assoluta pigrizia. E ci rendiamo conto che di essere dei boomer che sbagliano tutto, però non è che a 40 anni ti metti ad aprire un canale TikTok perché devi far uscire il tuo disco nuovo, ecco, non è il nostro caso. Certo. Conseguenza, quindi insomma, come oggi come allora, diciamo, fate sempre parlare la musica, e quindi insomma noi non vediamo l'ora di vedervi live questa sera, che tra l'altro appunto per chi lo ci vede, esatto, che è già passata, per chi ci vedesse dopo, vi siete persi l'esibizione, bravi, non oserei dire, commentate il vostro dispiacere nei commenti qui sotto. Per Salmon Magazine abbiamo avuto Gazebo Penguins, che appunto adesso non vedo l'ora di andare a spaccare tutto sul palco il 31 marzo del 2023, terza edizione del Verona Digital Music Fest. Grazie.
ma tra i sogni cestinati uno c'era in cui restiamo uniti. Continua a illudermi, però non c'è verso che mi salvi, non ci sono strade in cui trovarsi. Ricordi rotti o messi via, sai mi sento un po' a disagio, come il sole in mezzo a un nubifragio. Non so se crederci o no, ma da quando ti ho ascoltato l'impressione che mi sia ammalato. Non so se crederci o no, ma tra i sogni cestinati uno c'era in cui ci siamo riusciti. Ti ricordi? Uno c'era in cui ci siamo amati.
sei, ho perso il tranello, sei, ho perso il tranello, sei, ho perso il tranello, sei. Con i soldi della spesa compro un po' di fortuna. Non credo che tornerò, non credo che tornerò, non credo che tornerò, non credo che tornerò. Ho perso il tranello, sei, ho perso il tranello, sei, ho perso il tranello, sei. Qui da un'anno, da una settimana,
e la felicità lo sai, non è stata mai così lontana. Tutto quel che hai, per quanto
frase che non mi stanca mai. Pensavo di averti perso, bella frase che non mi stanca mai. Pensavo di averti perso, bella frase che non mi stanca mai. Pensavo di averti perso, bella frase che non mi stanca mai. È questione di un attimo. È questione di un attimo. Grazie mille di essere venuti, grazie mille di essere venute. Un grazie di cuore a tutti i ragazzi e le ragazze del Verona Digital Music Festival che sono volontari, e suonare in situazioni di volontariato ha sempre qualcosa in più, senza essere retorici, ma è sempre qualcosina in più di bellezza, e quindi grazie di essere qua a condividerla assieme a noi.
vuoti e scatole dei molti altri mondi in cui potremmo non guardarci per il tè. Questo mondo scolora quando resti da sola, ed ogni mondo scolora quando resti la sola. Ridere, non distrarmi perché cambia spesso opinione. Non distrarmi perché cambia spesso opinione. Non distrarmi perché cambia spesso opinione su di te. Ad esempio penso di amarti adesso. Ad esempio penso di odiarti adesso. Alla fine penso che sia lo stesso.
le cose che vorrei restassero per sempre. Ci metto questo muro grigio sopra cui non scrivere niente, solo per ricordarmi che cambia in fondo e non ripetersi. Cosa fai domani? La speranza è un brivido che ci vende, ma non la smette di lasciare l'invidi. Sai che non conta farsi le domande mentre si fa sesso, eppure capita. Quello che non vedi ti sorprenderà. Quello che non vedi forse non invecchierà. Crescere è un traguardo, sempre un po' più in là, sempre un po' in ritardo. Che si fa? Volevamo ringraziare il nostro fonico Eugenio in queste date, grazie Eugenio. Secondo in cui mi stancherò.
vento si muove, di freddo si muore, ma il tempo produce calore. Thank you.
colore sei tu. Di che colore è il mondo? Di che colore sei tu? Io proverò a chiudere gli occhi, far scomparire tutto. Io proverò a chiudere gli occhi, far scomparire tutto. Io proverò a chiudere gli occhi e aprirli con te. Dopo il concerto abbiamo un banchetto con dei CD, dei vinili, delle magliette. Se vi interessa qualcosa siamo lì. Ancora grazie a tutti i ragazzi e le ragazze dell'associazione di Verona Digital Music Fest, tutto il team operativo del The Factory. È stato bello tornare a Verona dopo 40 anni che non suonavamo a Verona. 1832. Dai, è tardi. Da quando hai spostato i mobili non son più riuscito ad uscire. Ci ho provato e ora resto a sedere mentre fisso il parquet. Da quando ho più tempo per me non so più a chi prestare attenzione. Resto ore a far colazione e non so che ora è. Da quando hai spostato i mobili non so più a chi prestare attenzione. Resto ore a far colazione mentre fisso il parquet. Da quando ho più tempo per me non son più riuscito ad uscire. Ci ho provato, ora resto a sedere, ma è finito il caffè. Contavo i giorni lontano da te e toglievo ad ogni giorno almeno un'ora. Contavo i giorni lontano da te e toglievo ad ogni giorno almeno un'ora. Contavo i giorni lontano da te e toglievo ad ogni giorno almeno un'ora. Contavo i giorni lontano da te e toglievo.
facciamo un paio, grazie ancora. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non ricordo la strada di casa. Se mi aiuti ti offro un caffè. Mi hai risposto, sono impegnata. Poi mi hai detto cresci un po', cresci un po', cresci un
uscire. Se sembra così nero.
grazie mille, ci vediamo al banchetto se mi va di comprare qualcosa tra 5 minuti. Grazie, grazie mille. Grazie.